Quella di oggi, 13 maggio, è stato l'ultimo appuntamento della Domenica Favorita, il progetto ideato nel 2016 dall'omonimo comitato in collaborazione con il Comune di Palermo, rivolto alle famiglie e finalizzato a valorizzare il Parco Reale della Favorita. Tante le attività che sono state svolte durante le quattro domeniche, che hanno visto incrementare la presenza rispetto agli oltre 50.000 visitatori della scorsa edizione. Il piazzale antistante la Palazzina Cinese ha ospitato le forze dell'ordine e la Croce Rossa Italiana. L'iniziativa è volta a sensibilizzare i bambini e gli adulti sulle attività costanti che svolgono questi uomini e donne a tutela della nostra salute ed incolumità. Facciamo conoscere ai cittadini, soprattutto ai ragazzi, le attività che si svolgono presso il nostro reparto volo. Siamo qui con il nostro progetto Train to Be Cool, è un progetto con cui andiamo nelle scuole ad illustrare i pericoli che ci sono nell'ambito ferroviario. L'intento principale è quello di spiegare le regole per un corretto uso del treno, del mezzo ferroviario, in sicurezza. Siamo qui per far conoscere le manovre di disostruzione alla popolazione e poi per mostrare anche tutte le attività che i giovani fanno all'interno di Croce Rossa. Vi aspettiamo perché abbiamo una campagna di In più ci sei tu per diventare volontari di Croce Rossa. Oggi qui rappresentiamo le forze armate, quello che è l'importanza di far scoprire o riscoprire ai cittadini e soprattutto ai bambini quelle che sono le funzioni delle forze armate e quindi la bellezza e l'importanza di questo stretto connubio tra cittadinanza palermitana e forze armate, in particolare l'esercito. Che benvengano queste iniziative e siamo qui veramente contenti. Anche quest'anno siamo presenti a questa manifestazione che coinvolge tutti i corpi di polizia e le forze armate in una sorta di villaggio globale della sicurezza. Siamo presenti qui con alcuni mezzi speciali per illustrare tutte le nostre attività, sia attività specifiche demandate dal nostro status, sia attività richieste anche dalla Questura e dalla Prefettura che riguardano anche un concorso all'ordine pubblico. Soprattutto ci tengo a precisare una cosa che è fondamentale, il numero dei componenti del Corpo Forestale della Regione Siciliana. Spesso e volentieri si sente parlare di 22.000, 36.000 persone. Il Corpo Forestale della Regione Siciliana, il personale in divisa del Corpo Forestale della Regione Siciliana consta alla data attuale 580 persone, più un centinaio di tecnici in tutta l'isola. Presente anche il Corpo della Polizia Municipale di Palermo. Ai bambini che si sono soffermati nello stand sono state date le nozioni basilari sulla legalità, omaggiato un fischietto e rilasciato il tesserino con il titolo di amico della Polizia Municipale. Nenni Ricotta, giornale cittadinopress.it.